Beh, è l'effetto, sì, è l'effetto buono, l'effetto che deve darti soprattutto la fede, per me il Milan chiaramente, la fede e la costanza di dire e di gridare sempre forza Milan, forza. Adesso stavo parlando con Sky di Leao, siccome io facevo un personaggio anni fa che era Leo Pantegana, che era un domatore al circo, Leo Pantegana, Samantha, Raul, adesso dico Leao Pantegana, sarà il nostro divo per eccellenza. Massimo, in uno dei suoi film fa una scena molto famosa con Baresi, che quest'anno è diventato sempre più presente nel Milan, anche come vicinanza ai giocatori. È contento di Baresi, diventa sempre più vicino alla squadra, all'allenatore? Sì, moltissimo. È quello che dicevo anche prima, che comunque le nuove generazioni devono affidarsi anche alle vecchie generazioni, perché c'è sempre un qualcosa da imparare. Io mi metto tra quelli che sono più giovani. Cerco di essere con le nuove generazioni a tutto tondo, al 100%. Si è già meritato un taxi, Pioli? Sì, come no, chiaramente. Sì, un taxi. Assolutamente sì. Zaccheroni 4 in 3 minuti. Massimo, sarà un derby da tachicardia? Sì. Chi parte avanti? L'Inter o il Milan nel derby? Chi ha avvantaggiato? Il Milan. Milan. Perché? Perché è la mia squadra. Senta Massimo, invece per il Champions le sensazioni nel rivedere due ex come Donnarumma e Tonali che hanno fatto bene al Milan, a San Siro, che effetto le farà? Che effetto deve fare ai tifosi rossoneri? Beh, insomma, un po' di dispiacere sì, ce l'ho, però diamogli fiducia, bene o male avranno anche incassato qualcosa. Quale giocatore toglierebbe all'Inter? All'Inter tutti, completamente tutti, non c'erei solamente il portiere centravanti. Chi è centravanti dell'Inter? Lautaro Martinez. Eccolo, benissimo, allora lui. Allora. La nazionale l'ha seguita? La nazionale ieri sera. Sì, che impressione le ha fatto? Beh, mi sembra che abbiano giocato bene, insomma. Potevano fare di più, potevano fare di meno, però insomma, ho visto che ci sono dati veramente da fare e viva l'Italia. Da tifoso come si pone sui fischi a Donnarumma? Lei che dice? No, ma Donnarumma è sicuramente un grande, veramente un campione. Anche ieri sera ha fatto dei miracoli. Poi è scivolato. Vabbè, la prossima volta andrà meglio. Abbiamo parlato dell'addio di Baresi, invece degli addio di Maldini, cosa ci può dire? Bravo, ecco, aspettavo questa domanda. Teniamo il Monza in panchina, probabilmente magari scivola anche. Che stagione, domanda doppia subito, che stagione pensi possa essere per te dopo aver dimostrato l'anno scorso che nella Juve ci puoi stare, e se ora la quarta giornata la Lazio comincia a essere il primo dell'esame per capire chi siete? Sì, la Lazio sabato sarà una partita tosta, ce l'aspettiamo perché ha fatto una buonissima prestazione con il Napoli la giornata prima e viene da due sconfitte prima di Napoli. C'è una partita tosta, noi ci stiamo concentrando per provarla al massimo e vedremo sabato il risultato che verrà. Che è il caso della settimana, da suo compagno di squadra, quanto ti dispiace per Pogba, come la sta vivendo, come la state? Sì, non è una questione di cui parlo, perché noi siamo concentrati solo sul campo e il nostro obiettivo è vincere per la Lazio sabato. Senti, avrete un impegno a settimana, molti dicono che sarà un fattore per voi per poter lottare per lo scudetto. È una parola che avete pronunciato, che pronunciate nello spogliatoio questa? No, il mister ci ha chiesto di arrivare nei primi quattro posti e l'obiettivo adesso è arrivare al 30 dicembre stando lì in scia nei quattro posti. Questo è il nostro obiettivo stagionale. La nostra nazionale è un nuovo CT, tu sei uno degli emergenti, sei italiano, sei giovane, hai tutte le carte in regola per poterti candidare. È un obiettivo, è un sogno, cos'è? Sì, il mio sogno è sicuramente quello di andare all'Europeo quest'estate.
Il mister è un mister preparatissimo, ovviamente non sono io che devo dirlo, perché ha vinto un campionato l'anno scorso con Napoli, giocando un calcio bellissimo, e quindi in nazionale ieri ha fatto una grande vittoria, sono felice di questo. Quanto a lungo ti vedi alla Juventus? Come sei messo? C'è la volontà di rimanere ancora a lungo? Quella che volevamo, che ci serviva, anzi era necessaria, la partita è andata bene, siamo riusciti a controllarla con anche pochi rischi, però siamo contenti. Il nuovo mister ha fatto subito vedere quali sono le sue idee, abbiamo cercato di metterle in pratica e lui è stato molto contento del nostro atteggiamento soprattutto, questo ce l'ha riconosciuto e è arrivata una vittoria che ci serviva. Ma tra due sono destinatori anche di questa nazionale, ormai che cosa vi siete detti tra voi dopo la di Mancini, dopo l'arrivo di Spalletti, che nuovi equilibri state ritrovando? Ma era sicuramente necessario trovare un equilibrio perché i risultati era un po' di tempo che non arrivavano. Quindi per noi, per tutta l'Italia, per tutti i tifosi che ci seguono, abbiamo deciso di voler dare quel qualcosa in più per poter dare soddisfazioni, per poterci qualificare agli europei e ai prossimi mondiali. Ecco, questi sono i nostri obiettivi. Matteo Frattesi ha detto che i fischi della Roma sono roba indegna, poi Spalletti ha detto che gli applausi devono essere meritati. Voi, spogliatoio, da che parte state e come avete vissuto, diciamo, questa atmosfera ieri a San Siro? No, ma sono tutte e due dichiarazioni giuste. È ovvio che giocare coi fischi non è mai facile, non è mai bello. Il mister giustamente dice che gli applausi ce li dobbiamo meritare, la verità sta un po' sempre nel mezzo, quindi dobbiamo cercare di giocare tutti dalla stessa parte. Quando si tratta di nazionale è giusto che tutti i tifosi, tutti gli italiani remino dalla stessa parte per poterci togliere delle soddisfazioni tutti come è stato. Ma come l'hai visto Donnarumma ieri dopo la partita? Era scosso, era triste, com'era? Ma no, Gigio lo conoscete, è un ragazzo che ha una personalità davvero, davvero grandissima, cioè, per la sua età è forse uno dei portieri più forti del mondo, sicuramente nella top 3. E questo non lo diventi se non hai una personalità come la sua, che riesce anche in questi momenti a tenere la testa alta e fare una prestazione come quella di ieri. Matteo, vediamo un attimo al Monza, perché domenica torna in campionato, è stato un inizio non facilissimo, una vittoria con l'Empoli, due sconfitte, domenica arriva il Lecce, e che partenza è, che difficoltà ci sono rispetto all'anno scorso secondo te? Ma allora sì, abbiamo fatto una vittoria in casa con l'Empoli, poi sono arrivate la prima sconfitta comunque a San Siro con l'Inter, che è una delle squadre che punta allo scudetto, è arrivata in finale di Champions qualche mese fa, quindi sicuramente siamo andati lì con l'idea di giocarcela, però era sicuramente anche prevedibile magari una sconfitta. E poi l'Atalanta ha fatto una grandissima partita contro di noi e quindi ci ritroviamo con solo 3 punti. Sicuramente sono più degli 0 che avevamo l'anno scorso dopo 3 partite, però abbiamo fatto vedere che possiamo dare molto altro, abbiamo fatto un ritiro molto intenso, ci siamo preparati bene e adesso da domenica saremo pronti a fare altri punti. Quindi secondo te non è mancata qualcosa in questi inizi? Se tu dici, vero, l'anno scorso eravamo a 0 dopo 6 giornate, 5 giornate. Se vuoi ti lascio su. Sì, grazie, ci provo. C'è qualcosa, come vedresti l'arrivo di Capodonna? No, questo non lo so sinceramente, non ne ho mai sentito parlare fino ad adesso che l'hai detto te. No, non ci è mancato niente. Anzi, stiamo lavorando con ancora più voglia di fare risultato. Ci sono tanti ragazzi nuovi che sono messi subito a disposizione del mister, della squadra, tanti giovani, tanti ragazzi interessanti, così come anche tanti esperti come Gaglia, come D'Ambrosio, come Akpa, che subito sono calati nella parte dove sono arrivati e vogliono dare un contributo anche loro. Sarà una partita equilibrata, sì, io ti dico la verità, secondo me pareggiano perché sono le due squadre più forti del campionato, quindi sicuramente se la giocheranno, perché poi il derby è una partita a sé, però sono convinto che siano ad oggi le due squadre favorite per lo scudetto. Sì, che derby dobbiamo aspettare?
Ma il derby ha un fascino particolare, al di là di quello che è l'inserimento in un campionato altrettanto affascinante. Certamente questo dualismo è qualcosa di storico, di piacevole, le due tifoserie aspettano questo momento, per cui speriamo che sia uno spot positivo per il calcio e che sia una bella partita. Siete il miglior attacco della Serie A, la miglior difesa e l'unica squadra dei cinque principali campionati europei a non avere subito gol. Questo può far dire che siete favoriti? No, perché siamo appena all'inizio di un campionato, quindi è normale che il calendario magari condiziona. C'è da dire invece che abbiamo autorevolezza come squadra, abbiamo comunque un blocco di giocatori esperti con i giovani e di conseguenza direi che il lavoro di Inzaghi a distanza anche di 2 anni comincia a dare notevolmente i suoi frutti e da questo punto di vista credo che possiamo sicuramente recitare un ruolo autorevole. Il grande inizio di Lautaro, si può dire che sia già la conferma che ormai sia assolutamente un leader vero per questa squadra? Ma il fatto che gli abbiamo affidato la fascia di capitano è anche dargli tanta responsabilità, ma soprattutto meritata dal punto di vista della crescita esponenziale che ha dimostrato in questi anni, in cui ha fatto protagonista vero. E quindi io sono certo che, non dimentichiamoci che è ancora in un'età, diciamo, giovane, e di conseguenza potrà dimostrare con i fatti di migliorare di domenica in domenica sulla scorta di quello che è il suo valore oggettivo, e cioè quello di essere un campione. Direttore, visto l'inizio di Inter e Milan di queste prime due giornate, secondo lei sarà un derby lungo tutta la stagione? Ma io credo che la griglia dei pretendenti allo scudetto sia la stessa degli ultimi 20 anni, 30 anni, cioè sono sempre le stesse squadre. Poi c'è anche un forte equilibrio, ecco, al di là del fatto che oggi abbiamo fatto 3 partite, 9 punti, però direi non possiamo dimenticare la Juventus, il Napoli, la Lazio, la Roma, quindi l'Atalanta che ha trovato veramente una sua ormai si è consolidata in quello che è il gruppo di testa di questo campionato. È stato uno dei mercati, direttore, più difficili, più complicati per tutte le dinamiche che sono cambiate degli ultimi anni o della sua carriera, mi dica lei? Sì, sicuramente, perché abbiamo dovuto gestire questo nuovo fenomeno del calcio arabo, la cui, diciamo, conseguenza ancora non riusciamo a capirle, dobbiamo aspettare un po'. Di sicuro questo ha sconvolto un po' quelli che è il mercato cosiddetto europeo, perché il fatto che l'Arabia sia andata a prendere dei giocatori non a fine carriera, ma dei giocatori comunque ancora nel pieno della loro attività, ha portato da una parte immediato un vantaggio finanziario e economico, dall'altro comunque dal punto di vista competitivo ha fatto perdere qualità ai club europei, per cui sicuramente questo è un fatto rilevante che, come dicevo, poi va misurato, va razionalizzato al termine della stagione. Uno dei premiati di questa sera è Federico Di Marco, si sta parlando con lui anche di rinnovo, date la stagione ottima che ha fatto, è diventato uno dei leader della squadra. Ma più che di rinnovo direi prolungamento di contratto, giusto, doveroso, quando i giocatori manifestano in modo molto concreto quello che è un senso di appartenenza, che è uno dei valori più forti, è giusto che il club recepisca questa volontà e quindi quanto prima ci metteremo attorno a un tavolo per studiare con lui quello che appunto è un prolungamento. Scusa, siccome è il caso della settimana ed è stato un ragazzo che hai portato tu in Italia con Raiola, chiederti se hai fatto di Pogba e quanto ti dispiace, insomma, per il ragazzo che conosci, che hai conosciuto. Ma non, mi dispiace sicuramente, perché lo ritengo un bravissimo ragazzo, un grande professionista. Non posso entrare nel merito perché non conosco quello che è successo e quindi è evidente che non mi sbilancio. Fa parte di quelle casistiche anche sfortunate, perché appunto ho letto, quindi letture dei giornali, che sia stato preso involontariamente, se l'ha preso. Quindi non vado oltre se non nel sottolineare come Pogba sia comunque un grande professionista.